Vabbè, così va detto filo. 4 dalla terza e 5 Minchia, la 5 prima punti dalla sì. seconda. Dai, Ciccio! Che matti non riesce ancora a giocare, mi sa. No. Solo? Tu li prendi 2 settimane? Che oggi ci voleva oggi. Raga! Ora è cominciata la ripresa del Leone. Piccolo, bravo, Tommy! Bravo, dai! Cioè, quello nuovo, quello? Ma nessuno che lo chiude. C'è il Gran Premio adesso. Benotti. Dove? Sì. Che Gran Premio è? Formula 1. Ma dove? Abu Dhabi. Bello. No, è ovvio che la Gran è l'ultima. L'ultima gara? Sì. È però che ha vinto... No. Il mondiale che è stato vinto. No? E poi non c'è un no, fra Hamilton e Rosberg. Non farà vincere la stessa squadra. Oh. Io spero. Bravo, giusto. Che palla con la Ferrari.
difficili se non tanto la palla di Roma. Beh, sì, sì. No, io penso che dobbiamo essere bravi. Infatti per quello sono andato. Adesso facciamo un video. Ma non mi interessa come di farlo. Allora, attenzione, vedete quello là? Con le ginocchia, con le gambe accavallate, ecco quel giocatore là, quello là è Bedeschino in panchina, guardatelo là. Stiamo seguendo la partita del Leone, Bedeschino in panchina, Bedeschino trema con la minchia. Va bene, sta godendo la partita, sta facendo chi, lo sa, chi lo sa se Bedeschino entrerà in campo o no oggi, non importa, qua Leone tredicesimo sta giocando, fallo. Il giocatore lì, bella giornata di sole, e quindi fianco a voi sono Federico e Zannino. Sta riprendendo la partita da casa. Del Leone tredicesimo. Sì, vi dopo le gatti e le calcati per seguire la partita. Pochi spettatori. Non mi distrae Sterzino. Pochi spettatori, là c'è sempre il nostro ruolo. Gambe sempre incrociate, non cambia mai così. Bravo Vale! Dai che dobbiamo. Bravo Sacchi! Non so se entrerà oggi. Posizione. Vabbè, questo è Bedeschino. Va bene dai ragazzi, seguiamo la partita e vediamo cosa succede. Ci sentiamo poi dopo. A dopo. Vamos. Cosa diciamo? Vamos a quindi? Forza Leone? Sempre forza Leone. Forza Leone, Zanino? Sempre. Perfetto. Dopo ragazzi, mi si sta giocando una bella partita. Ho iniziato da poco. Ciao. Ci piace. Mi metterei anche su Facebook il velo. Non si offende, lo so. Ora. Buona Mauri! Vai, vieni su Pippo, vieni su tu. Che tipo di calcio? Non ci devo fare due tre pennate. Niente di quelli buoni. Mettila! Guarda la gara! 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 Vai,
Ce li ho perché? Ah, è freddo. Ma poi a me i guanti non costano. No, ma la lascia troppo. Beh, due schiena per una collana. Dai, Leone! Ma chi è quello là in attacco? Dei no. Quale numero? Quello lì, questo qui. Passeggio al centrocampo. Quello con le scarpe gialle? No, non quello che spazio, quello lì con le scarpe nere, la prima punta. Quello, bravo. Pronto? Il 10 dice. Ciao, siamo qua al Leone 13esimo. Ma che in pagano? Chi l'ha detto che dobbiamo andare in pagano? Ma tirala su! Sì, no, non qui in zona Pagano, siamo qui dietro praticamente alla... Il Leone 13esimo è via... Il Leone 13esimo c'è l'Allianz, c'è di nuovi. Come si chiama la via Filò? Sì, sì, ma questa è casa loro, diciamo, cioè la, il campo Filò. Principale. Come si chiama sta via? Sì, esatto. Via Leone 13esimo. Ma ho fatto 10 minuti, sì, più o meno 10 minuti. Sono ancora 0-0. Sì. Dimmi. Che Kotsuka? Va bene, vi aspettiamo, non c'è problema. Stiamo guardando la partita, ok? Da dopo, ciao, 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 ciao. Che? Kotsuka? Sta arrivando anche lui. Facciamo un po', dai! Uscimo stasera. Eh? Uscimo? Mi hanno detto che gli altri non vengono. Paghi te? Se vuoi dobbiamo usare?
giocabile però, eh. Oh, oh, oh. Ma costa, vabbè, se ma fino a lì terminiamo c'è quello di filo, eh, non è che quella macchina la lascio lì, terminiamo lì per tutti i bisogna trovare il capo, cercarlo, fare quello che cerchiamo. C'è un giro di un paio d'ore, poi... E c'è un paio d'ore? Eh? Quanto spendi un paio d'ore? 10 euro. E fai il conto, 30 centesimi per 60? Un minuto sono... 30 centesimi. 30 centesimi. Bravo. Bravo Tommy! Dai, lo sai. Non vedo che ti informa di me. Chi è? Cazzo, non abbiamo fatto ancora niente, è un po'. Ehi là! Ehi. Bene, bene, siamo avanti. E poi dove è partito? No, no, no. Bello! Ciao, ciao! Non quanti minuti sono passati. Questo dove è passato? Hai preso un po' più di tempo? Sì, dai, gioca! Chi Mauri? Carino, carino. Era vero, ma una salva partita. Bravo Tom. Non ho mica capito che schermo c'è, qua un 2, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 2, davanti sono bello. Davanti sono in due, sono in difesa in quattro. Vedi, scusa, uno, due, tre, qua. Questo qui è il centrocampo, 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 attacco e attacco. Bello! Che è sto profumo? Sente che è? Che è? Sei tu che ti sei messo il profumo, già nero? Due, arrivano a dire buono. Raga! Vai Leone! Questo ci va a fare, non vedo molto carico.
dici solo all'inizio della partita, bravo. Vedi che lì ha sbagliato, bravo. Doglio, che c'è lui. Sarà bello, bello. Bravi, bravi ragazzi. Un coso bello in mezzo. L'hai chiamato Federico? L'hai chiamato il mio Federico? L'hai chiamato Federico? Bello. Che partita. Vabbè. Cazzo, non deve essere pieno di gol. Cosa? Doveva essere pieno di gol sta partita. Tu non puoi sapere Zanino. Mi sono passati 10 minuti. Tu devi fare delle scommesse, Zanino. Scommetti su B-Win per il Leone Canzino. 2:30 è iniziata? Rispetto. Sì. 21 minuti. Hai messo l'orologio anche. E quando è venuto Tutsuki? Sto arrivando. Come mai viene? Che ne so. Non c'era un cazzo da fare. Ma vedi, scopare quella lì. No. Sì. Non c'è. E qual è? Che numero è? Non so se è vero. È vero, ci vuole proprio. Giannino, ti vedo in una situazione molto... Giannino, sei un ghiacciolino. Ma non video no. Fanculo. Come hai visto la locandina che ho mandato sul gruppo? Cosa? Ah, quella di... No, non ancora... L'ho visto, l'ho accennata prima. Come l'ho accennata qua? Cos'è? Bravo, Ciro! Fuori. Non prima piano Filippo. Vedi schiena, è teso un pochino, vedi schiena.
Oh dai, 3 meno 5, sto per iniziare la partita. L'aiuto, vogliamo l'aiuto. Oh, bello, va bene. Non è che la Juve è il pareggio. No, io. Guarda che hanno il terzo sulla fondo. Venerdì c'è Napoli Inter. C'è Napoli Inter. No, c'è Fiorentina. Venerdì. Oh, che vede? Ciao bello, tutto bene? Quanti siamo? 0-0. Tra 0 per 9. Ciao grande. Ciao. Ma com'è il nuovo allenatore? Bravo Pippo! Si sta scalmando male. Ma perché cos'è che c'è? Bello! Il segno che vuole dare il visto che è zitto. Guarda come ha rischiato. Guarda come è chi che già si è dovuto di tanto al bene. Ma tutti stanno lì. Cosa? Ma non fa giocare il mazzo. Cambio di bravo, tu vai sempre via così il Muz. Bravo Muz! Bravo Muz! Solita finta. Rivisteria. Non lo ferma nessuno con quella finta. Tac, culo basso. Ciao. Come va il canottaggio? Basta, abbandonato. Abbandonato? Top. E anche quello ha capito anche che potrebbe. Adesso nuoto, li troviamo tutti. Bello. Parabatti.
Veramente è facilissimo da quello. Ma dici, non è quello che vogliamo. Andiamo avanti, Zonnino. Sì, 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 sì. Cosa? Tu di sì. Tu di sì e basta. No, 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 no. Vabbè, devo farti scoprire la bionda. Ormai ho detto no. Troppo lì. Siamo solo a mezzo. Ma come vanno? Va bene? Ci ho passato anche un pezzo. Però ne dimostri sempre quelli, Dani. Buono, buono, Brander? No, peccato, se ne l'attacco, cazzo! Questa sei la persona che non ancora brutta per il cazzo. Bene, Ale! Un kill! Arriva! Il mio ragazzo è finito. Grandissimo, no, peccato. Sta partita, cosa Antonio? Commento sulla partita, Antonio? Due maleoni. Tu stai per fare vedere da dove mi vieni? Te l'ho lasciata. Non ho più nell'età, della voglia, del fisico. No. Ciao, vado a vedere cosa c'è la macchina. Ma no, stai zino, resta qua. Ma sono anche andati avanti, che poi lì si è pensato con la maestra di però gli insegnanti di villaggio. Che poi ha cambiato e si è rimasto con la maestra. Cioè, all'inizio quando l'ho portato dopo scappavo con le sue chiare. Scusa, non vedo. Lei ha litigato. Cioè, ma ciò è sempre così. Io sono sempre così. Ma non c'è un po' che sono da spalla, non c'è un altro di grafico, un po' un po' di grafico, gioca bene insomma. Sì, sì, sì. Una partita che vengono. Sti zombie qua. Ah, mi hai mandato un messaggio? Pippo! Pippo! Ma niente. Mazzo. Dai, Muzz, dai, Muzz! Dai, che stai ancora dormendo in piedi, va? Il tuo profilo WhatsApp, c'è una foto, tu che abbracci. Vieni qua!
gioco a disturbare gli allenamenti. Mamma che bello! Angolo? Purtroppo sì. Ma la mossa dei giocatori di Sicilia. È stato veloce. Ma hai ripuntato di là? Grazie. Sì. Soprattutto perché? Non puoi stare. Non puoi stare. Sì, infatti. È andato a sinistra, ha tirato bene di là.
Ma dov'è che no? Se l'altro imparato da tutto via. Ciao Danilo. Oggi Reo sostituisce Tom. C'è in panchina Filo, poverino. Non gioca più Bedeschino, però non lo fanno più giocare, poverino. Cazzo, facciamo una petizione. No, l'abbiamo segnato un po'. Due secondi prima. Porta bene questo, ti porta bene. Che cosa sei rimasto? Sono quelle che dai Ciccio, dai Ciccio! Sono quelle che si sciolgono. Gli sciolgono. Ciro, dammene una. Perché Ciro non si sporca né gli puoi far fare. Vedi, ci sono metti in questo. È maleducazione. Questo qua è Mi hanno detto puoi anche tagliarlo, puoi anche accorciarlo, intanto rimangono dentro. Cosa fanno qua? C'è stata la botta magari. Vai su Muzzi, vai su Muzzi. Questo per me? Mm. Dai. Dai. Vediamo a che minuto siamo. 42. Dai che è quasi finita. E si vedi che i punti rimangono lì. Ma c'è tutto il secondo. È giusto, dai. Non lasciate dei liberi così. Non giocherà 10 minuti forse se la partita è 4-0. Se si vince un tipo 2 gol anche di essere con lei non vedrà così. Gli arancioni. Ma cosa sta facendo con l'arancione? È tutto. È una delle scuole più grosse di Milano. Guardate le partite quanto fanno. Sono come si sono iniziate?
doppietta? Da 2-0. Esatto. Dai Leone, bravi! Io mi metto di qua, scusa. Mangiamo il brasiliano? No! In diretta? Tornando a casa, ah, in diretta c'è. Ristorante c'è la diretta, ragazzuoli, c'è la diretta, c'è la diretta io e Geno. Geno. Su Facebook? Ah, ma tu te le guardi lì le partite? Guarda oggi! Ciao, guarda benissimo. Il piede del Genoa? Bello, sta così bello. Questa è la prima partita. Buon quadrato. Sì, ho già detto che c'è un compito di mangiare sushi per lui. Tu lo sapevi? Sì, sì, gliel'ho detto dopo che sono andato per non farlo dire a Pietro perché magari gli scappavano. Chi? Dove? Ieri che sono. Lui, questo tacchinone era con noi a mangiare sushi. Sì, yeah. E magari scusa, se la prendeva Pietro, no, se no. Scusa, potevi iscriverlo sul nostro gruppo. Tanto grande, Pietro grandissimo, non c'è. Vai. Neanche al cinema? Vai, attenzione. No, sul gruppo del Bye Bye Foods. Elena, bellissimo Barione. Vuoi scappare? Vai, Barione. No, tutti sul gruppo del Bye Bye Foods. Così. Bella la faccia di Fio. Dov'è la faccia di Fio? No, ma mi pare proprio. Facciamo due, tre cose. Sono sarebbe il terzo gol del giro. Dai, andiamo in Venezuela. Non usa per la Juve. Andiamo in Venezuela. A cagare Fiammarisa e tutte le cagate che dici. Sì, non ti va se andiamo a Torino a vedere Juve e Inter. Certo, vi diamo tre per. Juve e Inter tre per. Tu non ti preoccupare. Io ci vado. Eccolo! Madonna. Sì, ma devi stare, se non arrivando alla mia. Ma la fantasia. André, uno dei tuoi, questa ci te. Stile lungo. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Schiacciamoli. Dai, ragazzi, schiacciamoli. Comunque una strozzata che non può fermare con la fantasia. Ti fa una mano? Tre numero perfetto, fate il figlio. Hai mangiato bene? Cosa avete mangiato? Un burger. Un burger? Siete fatti i panini? No. Che cosa sei svegliato stamattina? 7:30 ci siamo. Ce l'hai fatta? Secondo te non ce la facevo. Che ne so, tu dici dai, che guarda, ti svegli a luna. Guarda, che bello. No, no. Mi ha mancato il tempo, vaffanculo. Viva! Ci fanno un altro gol che non Deschino e giochi in panchina. Io non vengo più a vedere partita. Facciamo lo sciopero. Io voto no. Luca, scioperiamo perché non vediamo Filippo giocare in campo. Io voto no. Facciamo sciopero. Io mi tolgo però perché sono della squadra. Tra l'altro cappella di Bologna. Dai ora. Corre quando arrivi di Bologna con un colpo di tacca ampiamente evitabile. Un secondo. Il si lancia dal primo. Il gol si lancia verso la forma. Angolo, dai! Bello! Sì, no! Cazzo, non so se l'ho preso. Gol, fuori gioco, bro. Fuori gioco o gol? Fuori gioco. Ah, è gol. Fuori gioco. Ah, sì, della squadra di
Oh, sei arrivato tu, Luca, Luca e Elena, siete arrivati voi e ha segnato le Ma quindi se tu fai parte di questa associazione? Sì, ma dovrei andare più martedì sera. Ma va, sì. C'è la verità, c'è un martedì, ma ragazzi, c'è la ma quindi hai aiutato a Vena? Eh? Aiutato? Sì, sì. Abbiamo venduto tutto praticamente. Tutto quello che avevamo la macchina faceva vendere. Niente, praticamente lui è in questa associazione qui. E tu davi questi sacchettini qui a 10 euro alle persone lì alla, come si chiama, la messa. Sì. Uscivano dalla messa e compravano. Venivano loro? O le chiamavate voi? Eh? Come le vendavate? Roberto, davvero? Sì, con la Juve? 3-0, vamos! Ragazzi, come contro di Milan, porca puttana, contro di noi. Non ci credo. 3-0? Controlla subito. Ho fatto il terzo coso su a mettere pressione. Senti, fate sul collo, Red. Adesso curva. Zia Marisa funziona, zia Marisa funziona. Aggiriamo la gente. Ma è vero, ha perso il pareggiato che stavate mettendo di perno. Com'è che è? Aveva una giornata storica. Chi è che l'ha fatto il terzo che non mi è ancora uscito il... Sta bene. Il calcio minore non lo seguiamo. Sì, sta bene. Tutte le volte che scuotete gli altri. Siamo a meno 4 dal primo. Se perdete. E vai. Vedi, il conto arriva anche a voi. Scordi Cerigoni. Sì. Allora. Siamo ancora al 32esimo del primo tempo, io non sono convinto finché non è finito, no? Ribaltare un 3-0 e l'ha fatto il Milan. Tecnicamente ce l'ha fatto il Milan con Sassuolo, l'ha fatto 3-0. Quindi se l'ha fatto il Milan la Juve lo può fare come tanto. Facciamo un Formula 1. Puoi vederla? Rosberg prima. Chi vince? E Rosberg prima. Sì. Poi? Quindi ha vinto Rosberg, se finisce così vince Rosberg. Al primo Rosberg? Secondo Hamilton però.
tanto per manca. Dice è poco 4 sono primo, sto tranquillo, sta sereno, Bande. Non mi dà il terzo gol. 3-0 Rigoni, su assist di Burdisso. Andiamo a risultato mio papà. Non so, lo chiamiamo e te lo passo. Ma no, 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 Cavracci! No, 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 no. Juventino, tuo padre? Milanista. Ah, no. Milanista, sì. Ah, è tua mamma. Juventino, mi ha mia mamma nel calcio. Ti fai tutto per la vita che il nonno era Juventino. Perché non mi dà il gol? Mi dà il primo, il secondo devo mettere anche il terzo. Non me lo dà il terzo gol. Non perché? La Simeone di Piazza. Forte o figlio di... Vince Osberg. Non vince più Osberg. Importante che vinci la Juve. Quanto manca la fine? Grazie. Manca una tesia. Il Cagliari ha segnato. Burillo, Buone gol per questo finale, per questi ultimi giri, e sai cosa faccio io? Tu fai così che ti incazzi, io mangio i bacini. No, non li corto, il bacino ti mangio. Ancora più incazzato il bacino. Sta scrivendo magari la Juve non è così vicino in campo. Ma tu sei venuto con filo? Ma non ci ho mangiato con nessuno. Cos'è che hai mangiato? No, ho fatto le ravioli. Tutte le ravioli? 1-1 strategia a favorire 1-2 Mercedes. Ma c'erano grandi speranze come la prima gara in Australia. Si richiude così la stagione. Sebastian Vettel che va molto vicino a Nico Rosberg, però avrebbe bisogno che Hamilton tappa la faccia sempre, perché poi se visto che non vince la Mercedes la conosciamo. Meno male che mio papà ha detto che la Juve vinceva 3-0, godo. Tuo padre non deve dire più niente. Io lo dico anche io. Sì, 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 deve dire sempre. Deve dire niente. Fate gli sboioni così. Come dai per una volta che perdiamo. Già per il ritorno li battete voi, li battiamo noi. Mamma. Ma che si scarica? E quindi Rosberg inizia a pensare che è fatta, inizia a pensare che il titolo mondiale può essere suo. Lewis Hamilton, leader del Gran Premio, ha tenuto lì fin dall'inizio Nico Rosberg. Nico Rosberg l'ha tenuto in marcatura. Sebastian Vettel ne sta approfittando per portare a casa il podio, ma per cercare anche di salire il suo nome. Ciao ragazzi, scusate per le vicine che sono avuto l'intervento, ma non ci siamo ancora in ritardo. Comunque vi auguro buona giornata. In questo momento sto prendendo il mondiale per cui oppure sabato prossimo. Chi è? Sì, sabato prossimo l'inaugurazione dell'Erico non so fare. Disperati, sono disperati. Non sai di no perché sto comprando la chiave. No.
Se finisce così, applauso a Nico Rosberg perché se lo merita tutto questo titolo mondiale con la forza che ci ha messo nel ripartire contro un animale da gara qual è Lewis Hamilton, che si avvicina in questo ultimo giro a conquistare la sua decima vittoria stagionale, la 53esima in carriera con Hamilton che quindi regola il conto che vince il mondiale, ha perso, lasciatemi godere, vedo vincere questa gara come voglio io. Ultima possibilità per Vettel di conquistare la seconda posizione. Ultimo momento da batti cuore per Nico Rosberg prima di far esplodere quel cuore di gioia per la conquista del titolo mondiale di Regno per Rosberg. Ricordo che ti basta la terza posizione. Sebastian Vettel adesso se ci prova dopo. Se ci prova, ci prova adesso. Sebastian Vettel. Si usa di avesso oppure no? Sì, usa vicino. È molto vicino Sebastian Vettel. Grande finale di stagione. Ma adesso serve un grande lavoro per tornare a essere protagonista di Ferrari in tutto il mondiale 2007 con Kimi Raikkonen. La prossima sarà con 10 anni. La festa ancora una volta tutta Mercedes, tre titoli mondiali consecutivi, costruttori vinti con Hamilton che fa il tappo totale adesso. È alla disperazione di Lewis Hamilton, ma ormai siamo alle ultime curve. È alla disperazione Hamilton, fa il tappo totale sulla penultima curva, sull'ultima curva, per andare a chiudere da vincitore del Gran Premio di Abu Dhabi, ma in seconda posizione, se lo merita tutto, Nico Rosberg è campione del mondo. Ha vinto Rosberg. Nico Rosberg riesce, come è riuscito suo padre, nell'82 a conquistare il titolo 20 anni dopo. Secondo pilota che riesce a fare quello che ha fatto il padre, questa volta è Nico Rosberg. Che se è Nico Rosberg, Nico Rosberg. Ciao Bobina, tanti auguri, ho provato a chiamarti un paio di volte ma non hai risposto, comunque dai, appena poi ti richiamo dopo al massimo, ti faccio ancora tanti auguri, ti faccio gli auguri anche io, altre due persone, qua, Zanni. Auguri, anche Sterzino ti fa gli auguri. Tanti auguri Chiara. Ci sentiamo poi dopo, un bacione. Ma che è? Perché non ti prende Alessandro? C'era una foto. Non l'ho già vista? No. Sì, ma se l'abbiamo solo di pensare, no. Ho capito. Stanno parlando dell'Elisa. Del compleanno. Cioè, è stata per l'invitazione. Sì, da un anno che non la vedo. Con che faccia tosta dico sì, ci sono anch'io e vado a sbaglio. Ma che è? Che è? No? Che è? 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 Che
cazzo finisce sta partita? Ma quanto... 2-0. Un sacco di soldi. Forza. Ma che è questa cosa? C'è una foto. Vado qua. Non vedo. Un momento. 1, 2, 3 volte ancora. Ah, da subito sta cazzo di palla. Vabbè, c'è il gol della palla. Porca troia. Guarda come gli cade. Sì, ma è ancora il 45 del primo tempo, cioè è ancora 45 sono quanto ho detto Pippo, non è fallato. Adesso posso insultarlo come un coglione. Non male che eri tranquillo, Pippo. Vai dire se un coglione. Ma come no? L'ho sempre fatto. Ma no, mi fai vedere sta foto? Non te l'ho fatta vedere. Non l'hai fatta vedere. Sì. Ma quando? Tutta la tua vita. Ma fai un coglione. Fa vedere. Sono espulso. Che? Autogol di Alessandro, il terzo autogol di Alessandro. Simulazione. Il terzo gol che la Rigoni, autogol, autogol, ma la quale arriva di Rigoni, la autogol. Guarda che guarda qua. Scusa, 4 di tutto? È domenica. Ma no, siamo alla festa di Pietra. Da un anno il 4? Eh sì. Come la festa di Pietra? È la 5. Ah, cazzo! Cioè non puoi placare il figlio, cazzo. Perché la festa di Pietra? Poi stanno dicendo per ciao Eli. Ci sono... Ciao Eli, ascolta. Ciao Elisabeth. Anch'io riesco ad esserci. Brava. Subito sta palla, dalla. Perché sono. Bravo Muz! Non ho capito, ma quale compleanno di Messi? Perdito niente. Dai,
rivedremo sicuramente un'altra volta. Che cazzo è questo? Vediamo tra un anno. Ma non possiamo. Ma non possiamo buttarla fuori. Non possiamo buttarla fuori, cioè. Ma è quella di Pavia? Anch'io sarei di quell'idea lì, cioè non esce con noi. Ma no, io tanto il 4 ho il compleanno di Alessandro Pietro, cioè il compleanno, la festa di Natale di Alessandro anche Pietro. Anche la abbiamo io, lui e Tommy, e Tommy Bedeschi, la festa di Natale a casa sua, che inaugura la casa sua, dei suoi genitori, rifatta. Uno che arriva da dietro! Sì, ha allargato la casa. Hanno preso l'appartamento nuovo di fianco. A questo punto anche la sera di zitto deve metterla fuori. Ma resta normale. A meno 4, cioè a meno 4 dal primo posto. Vamos! Chi era del Juve scarsa, Stefano Bar, senza Pogba. E Pipita non serve a nulla. Amici del mondo. Cosa scrivete? Dai, non sono più Tommy, aspettino un po' di interviene. Ma chi è Tommy? Tommy Bedeschi? Poi forse è una persona che vedo, la vedo mai. C'è una casa di Pietro per il computer, no? Perché ha fatto una casa nuova. Sua? L'ha allargata. Sua dei suoi genitori. Sì, ma non tutti insieme, raga. Ma... No, non è il compleanno. Non è il compleanno. Non è il compleanno. No, per il compleanno. Non dovevamo andare io tutti insieme, raga. Figlielo. Oh, figlio. Oh, figlio. Garimbo, figlio. Già ieri ho fatto una mezza gaffa e ho detto, dai, ci sono anch'io. Ho una faccia da pera, guarda che... Cazzo, ma io ci sono cascato. Coglioni, una sigaretta me la fumo anche se mi dici ci sono cascato. Non potresti fumare qua? Ma non me ne frega un cazzo, ma l'aria aperta non mi interessa. Perché non potresti fumare? Non mi ha fatto un cazzo perché ci sono i cartelli nuovi. Fare come Cristo, cazzo. Fumate. Devi fare ogni due per tre. Cazzo, Cristo è un tossico di pomeriggio. Cristo ne fuma tanto. Cosa fa? La cosa più giusta mi sono preso i vestiti, li ho portato a casa e mi ho macchina pizza. Ah sì, cioè l'hai portata anche te? Ma no? Pizza. No, l'hai sgrato. Io vorrei così qua, quando lo accompagno tiragli tutti, però sembra un po' di... No, se no gli spruzzi, metti il Arbre Magique per la macchina. Cazzo, un senza tetto o per fumare di più? No! Scusa, ma metti sulla tua macchina Arbre Magique. Ma poi hai notato che sta sempre male? Sì, è sempre male. Ah, intanto metti, io lo sputo addosso a... Si chiama Neutrogio. O se no metti, Luca, metti l'Arbre Magique. Ma sai cos'è che secondo me no, la cosa so faccio questa volta. Poi sta sempre in mare. Suda, ragazzi, dagliela. Beh, una doveva. Lo avvolgo in un cielo. Sì. sì, in effetti puzza un po', ma fa niente, dai. Poi figa, gira sempre poi meglio. Urliamo Bedeschino, vuoi entrare in campo? Quando si mi becca con la sigaretta non c'ho mai di tornare di là. Sono le 4 meno 5. Cazzo, speriamo che ho fatto le cose. 4 e mezzo. Vediamo che sono qua. 28, manca un quarto d'ora per me. No, peccato. Ciao Vale! Che palle, cazzo! Ah, Zanino, non so col morale! La partita è l'ultimo in classifica. Un sacco di gol. Quanti cambi ha fatto? 3 già? Quindi Filippo non entra. Non entra perché ha fatto 3 cambi. Dai, fila. Ma perché? È stato messo fuori squadra prima. Ma sì.
Pensa alla figa, al posto di stare in panchina. Così. Ma sei cattivo, Zanino. Là, gioca la guarda, alza la testa. Scusa, perché devo prendere Fred a stare in panchina? Glielo scriviamo su WhatsApp. Per non pagare gli urgenti per i miei dirigenti. Ah, c'è Codazzi. Conosce? Come lo conosce? Vieni in classe con me. Oh, ma dopo cosa facciamo? Sì. Non ti rubo niente, io non sono. Chi è? Ma poi no, capite, esce sempre tutte le sere. No, oh, no, il pezzetto è altro, basta, io magari preferisci uscire in settimana con il caldo? Sì, ma ascolta, sono stati troppi caldi. Comunque secondo me quel ragazzo è qualcosa che non so. Perché non è possibile che non capisce niente. Non capisce niente? Perché? Perché? Sì, effettivamente ci ho pensato anche. Poi arriva sempre in ritardo con i mezzi. No, poi capisco subito il contrario di ciò. Ah beh sì, ragazzi. Ah beh sì. Oh, sono tossico, mi sono fumato la canna, oh! Ragazzi, io sono a Garibaldi. Voi dove siete? Adesso vado lì a divertirmi. Ragazzi, a me mi manca una fermata, io sono a Garibaldi. Ragazzi, io sono a Garibaldi, dove siete? Ecco, ecco. Come ride. Grande Luchico, mi sei mancato. Sì, lo facciamo lì. Di cosa? Non so perché. Oh Tommy, quando eravamo a casa di Tommy Vedesca, che abbiamo fatto un attacco congiunto di lui a pancetta. Oh, non so se sembra un salame che cadeva dalla pantaloni. Oh, ma non somiglia un po' a un bradipo. Un bradipo? La faccia. Andiamo? Ma anche Tommy lo sente. Vai, ti scrivo qualche volta. Ma... Scusate ragazzi, ma io devo andare a fumare, sono da un'ora che non fumo. Il ragionatore fumi 7 volte. Basta. Quando ce l'ho a fianco, non si respira. Scusate ragazzi, non ci sono per Natale un regalo. Un filtro antiparticolato glielo mettiamo qua. Ho capito Tommy? Mettiamo il filtro di particolato delle macchine, la scusa respira così fa dentro. Eh? Ma non c'ho la maschera di gas. Ma no! Ma ragazzi, regaliamo un po', ragazzi. Tu che hai il dompa come hai scacciato, eh? Ah, sì, lui è il triplo filtro antiparticolato. Solito pollo. Allora vediamo una pasta di cibo. Mi regali per Natale un uomo che non vuole pacchettare qui quando lui porta a casa. Capito? Ma se mi vuoi bene mi regali un uomo. O meglio la
che? Il foglio d'alluminio, quello che mi alimenti. Grazie. Pulisci bene, grazie. Va. Così avvolgiamo bene Chris, così rimane, gli fa anche la coperta termica e gli va bene. Cazzo, devi fare un po' di zumba. Sai che lo si dirà qui per pretesto altro? Ma quando cazzo finisce sta partita? Non cambisci meno. La finisce? Non posso dire. Abbiamo sempre fatto il 4-0. Anche lei. E Ambra Oro. Prima di guardare, inizia a Marisa. Zia Marisa. Fallo. Che Dio la dica. Dai, vai in mezzo. Arbitro, fallo. Il primo tempo ancora è impossibile. È iniziato a 10 minuti di secondo tempo. Confondiamo le idee. Eccola qua, il multi-option ancora. Non c'è un problema. Che le partite sono iniziate alle 3. Ciao Franci, come stai? Un bacione. Arancione un po'. Non c'è problema. Dai raga! No. Settimana prossima si cammina un po' con chi viene. 2-4. Dai roba, dai roba, combatti! Bravo Vale, bravo Pie! Andiamo gli uomini sulla rimessa, raga! Non ti sei notato niente? Come si? Secondo me c'è quello sopra. Ah, la pellicola, sì. Vai, vale, forza, forza! Adesso apri il gioco! Bravo Pie! Quando era andato in Ucraina. Raga, non rischiamo niente, non rischiamo. Non sta pulendo. Non fa più fermo, ma tu secondo pari. Sì, che volete un gioco un po' più elegante. Cazzo, non posso scomodare niente, allora io... Passaggio. Bravo Ciro! Vediamo se ci sono le cave. Oh, era bella! Si è fermata la partita. L'ho fatta di partita. Rosso. Ah, era dai, questo forse la settimana prossima lui sta facendo le tabelle. Come faccio a prenotare quando fa? Vedi che una cagata. Vado sull'applicazione. Selezioni il giorno. Dove? Chiamo e no, ti dice prenota, ti arriva un'email. E poi metti i tuoi dati.
No, ma i dati li metteremo su. Sì. Mi fai il login. Non ce l'ho fatto. Cioè per dire, non lo faccio vedere. Non prendo tanto. Non prendo. 30 minuti. Doppietta del tuo. Meno 50. Vai. Vabbè, faccio un scandaloso. Prenota un tavolo. Se faccio prenota me lo prenota però. Devo andare via e poi... No, se prenota. Se faccio prenota me lo prenota. No, schiaccia il prenota. No, perché come ve lo prenota? No, prendo, schiaccia il... Vedi che mi dice la... Bravo, Vale! Disponibilità quando puoi andare. Bravo, Vale! Guardali, vai. Luciano se ne va. Amici brasiliani, andiamo! Bravo, Vale! Vai al venezuelano. No. Ripreso tutto? Una volta che ci va di più. In teoria sì. Teoria sì. Alamo perso. Cazzo lei. Lui sta cazzando il fogliatoio. Penso come. Raccontaci. Ho perso. Bravo, Piero. Ma cosa fisti? No, no. Bravo, Pippo! Grande Pippone! Cazzo, questo l'ho preso. Dai, dai! Questo è un po' più piccolo. Adesso lo butto secondo me. 30 gay. 30 gay? Pare troppo. No, no, beh, da qua mi sembra una frase. Perché non ha messo più? Per quello che può valere. Non so, era già così, non so come si fa a cambiarle. Come si fa a cambiarle? Insomma, come si fa a metterle? Sei capace di fare. Non l'ho mai fatto. Fai gli acquisti online, fatti la poi. Allora, la prima pagina è quella che ti danno loro, tranne questa ultima qua. Questa qua, tranne Facebook forse, ma gli ultimi qua no, la prima ce li danno loro. Questo l'ho messo io, questo l'ho messo io. Non posso mettere ancora. Non ce la fai? Cos'è? Mancavo un minuto. Modulo 1. Questi pochi. Girati, girati, raga, vai! Vedi perché è meglio fare il secondo. Dai Rama, torna! Eh? Rama, torna! Un minuto, salve, tu. Ehi! Poi perché non posso neanche toccare l'ultimo messaggio. Non mi balleno, non farò niente per me. Ma l'hai visto? Cioè... Ma raga, marchiamo! Marchiamo! Gli sei! E stiamo attenti alla ribattuta fuori! Raga, quello fuori! Ah, ma quello col pantalone c'è stato scusso? Vale! Vale! Cioè, praticamente allora Guarda che schifo! 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 Guarda che
Oh, Ciro, vai dentro, Ciro! Non so niente. Però. Chico. Adesso sbaglia anche lui, a me me li spugno. Dai Luca! Dai raga, dai raga! Dai raga, dai raga, dai, dai! Dai Leone! 5! Fuori! Fuori! Dai raga, dai raga, dai raga! Dai! Zitto, zitto, zitto! Che cazzo? Ma vai, vai, vai! Ma come cazzo ti fa? Cazzo si fa? Ti fa tanto ciuffare dal polso, doveva tirare di prima. Ma come loro? Ma come? Raga, state concentrati! Rama, torna Rama! Non capisci un cazzo, coglioni! C'entri in te, scusa! Cosa vuoi? Dai, raga, non c'è chi. Arbitro, un coglione! Dai Dai Lu, vai. Saltalo Lu! Dietro! Vai vicino Pippo! Non è che può fare tutto con tre persone, eh! Fai fallo! Fido dopo una partita in una mano con le squadre forti e le squadre di luce rischiamo sempre. In teoria 2 minuti, sì, tempo regolamentare 2 minuti. No, ma vedrai che questo qua fa un casino. Poi c'è stata l'espulsione. Ho capito perché si è tirato con la spugna. No, ma no, prima che si recupera. 2 minuti. Ma sarebbe una pena. Anche però noi ci c'è. Vabbè, ma adesso devi chiuderla qua. Cazzo, veramente. Bravo, Andrea! C'è quello lì, perché grazie, Andrea! Sei no, di promozione. Se l'aveva messa andiamo quando tu aspettiamo prima che tu ci dico. Sto buono, capito, ma ci sembra che va bene. Chi ha il pallo? Vabbè, se sei quando viene successo. Mi trovi in cameretta, senti. No, ma se sei in difficile, prendi. Raga, attenti!
non è di donna, non è di occhio sulla faccia! Bravo! Bravo! È finito da più quello largo! Bravo! Quello là! Quello largo! Bravo, vai! Ti ha fatto! Si incazza con me, ragazzi. Non so, eh. Non so che c'è ragione. Ma perché non lo fai? Cazzo, lo fai correre a fare? Dai Luca, dai Luca, dai Luca! Vai Pippo, vai Pippo! Ma cosa è finita? Cosa urli il tedeschino? Mi recupero, in teoria il recupero è finito veramente però. Partiamo sul secondo palo! Ma ora che arriva non c'è neanche a questo muore ancora sta facendo più partite fuori che il nostro allenatore c'è un pagliaccio arbitro faccio quello che voglio raga marchiamo bene però sì, anche dai che non puoi passare al pago vista in tribuna tanto non so che mattina posso dire quello che voglio fare le istanze non megagliare ma posso dire quello che voglio da qua no raga marchiamo bene raga sono sto allenato da qua è l'ultima azione raga e poi è venuta fuori perché era finita dai raga, dai raga! Dai Leone! Posso credere. Non ci posso credere. Quindi quanto siamo? 3-2? No, siamo 2 pari. Ah, 2 pari? Ah no, 3-2. Vai da qui. Bobina, tanti auguri, Bobina, tanti auguri, Bobina. Come urla tedeschino? Come stai, dai? Siamo alla partita del Leone. È buono, sta zitto. Nella mia squadra. Sì, 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 sono qua a fare la partita nella mia squadra. No, io no. Sì, non sono buono. Non è qua, 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 non è q